Davanti a una cinquantina di parenti e amici si è svolta nella chiesa del Santissimo Crocifisso di Siculiana una santa messa per ricordare Agostino Puntrera, 66 anni, il boss della mafia italo-americana ucciso nei giorni scorsi nel quartiere italiano di Montreal. Nel paese d'origine del boss, da giorni sui muri erano apparsi manifesti a lutto, ma a parte qualche anziano amico di famiglia di Puntrera, la chiesa presentava ampi spazi vuoti. La funzione religiosa è stata celebrata dal parroco della Chiesa Madre, Don Leopoldo Argento. Durante l'omelia, il sacerdote ha invitato tutti alla preghiera. Mai girare le spalle alla fede, perché rappresenta l'unica ancora di salvezza per l'umanità, ha detto il prelato rivolgendosi ai presenti. Nato nel 1944 a Siculiana, Agostino Puntrera è giunto in Canada nel 1965. Inizialmente a capo di un'associazione di immigranti, quindi era entrato in contatto con Alfonso Gagliano, ex politico, anch'egli originario di Siculiana, divenuto in Canada ministro dei lavori pubblici. L'omicidio Puntrera rientra nella guerra di mafia che si è scatenata nella città canadese dal dicembre dello scorso anno, quando venne ucciso Nick Rizzuto, figlio del boss Vito, in carcere dal 2004 perché ritenuto coinvolto nell'omicidio dei 3 affiliati alla famiglia Bonanno di New York. Gli investigatori considerano il suo omicidio come un colpo durissimo inferto alla famiglia Rizzuto, che ha comandato sulle attività criminali di Montreal negli ultimi 30 anni. Ma qualcosa negli equilibri tra le cosche mafiose italo-americane si è rotto. Così qualcuno nei giorni scorsi ha deciso per l'eliminazione di Agostino Puntrera, un altro pezzo da 90 della potente famiglia siculianese. Lunedì a Montreal si è svolto il funerale sotto stretta sorveglianza da parte della polizia locale. In tanti hanno dato l'ultimo saluto al boss siculianese, ucciso insieme alla sua guardia del corpo, Liborio Sciascia, originario di Cattolica Eraclea.